non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella più del sole, più del sole da calore. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Non mi fare mai soffrire, ma io ti ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capire. Tu scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Amici carissimi del Tino delle Erminia Carogati, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. Oh, come sempre musica, dell'altro ieri, qui con il Tino e con l'Erminia. Un brano, pensate un po', del 1937, un brano del trio Lescano, o meglio, in questo brano di Emilio Livi, il trio Lescano, accompagnavano appunto questo cantante. Però noi abbiamo messo come molto più identificative le tre ragazze, piuttosto che Emilio Livi, che magari è un po' meno conosciuto. Chi erano queste tre fanciulle? Ebbene, c'è una storia anche abbastanza complicata che le riguarda. Innanzitutto loro cominciarono giovani a cantare, naturalmente, erano di origine olandese, anche se il padre, che era un trapezista in un circo, era di origine invece ungherese, quindi avevano entrambe le nazionalità. E arrivati in Italia, appassionatissimi di musica, di swing che imperava in quell'epoca, si misero a cantare e chiaramente lo facevano con questo accento non propriamente italiano. All'inizio questo loro modo di cantare era visto un po'
piaceva o non piaceva, ma in realtà fu poi la chiave del loro successo, perché la gente cominciò ad abituarsi a sentire questo italiano un po' così anglosassone in qualche modo, e vennero quindi molto apprezzate. Tre sorelle, dicevo, Alessandra, Leshan, questo era il loro nome originale, che poi divenne Lescano, sopraggiungendo in Italia. Quindi ho detto Alessandra, Leshan, Giuditta e Caterina, detta Caterinetta. Cominciarono nel 36, dicevo, e questa, non dimenticare le mie parole, è invece del 37, scritta da Claudio, mi pare, no, Alfredo Bracchi, insieme a Giovannino Danzi. Ebbe subito un grande successo, ma perché loro cantavano veramente molto bene, riarmonizzavano tutti i brani e quindi ebbero veramente in quel periodo un grande successo. Successe poi che nel 1946 la più giovane delle tre, la Enrichetta, si innamorò del produttore, che era italiano, e lasciò il trio. Naturalmente le altre due sorelle non intendevano invece non proseguire, quindi fecero una serie di audizioni e presero al posto della sorella questa cantante italiana, tal Maria Bria, una torinese. Perché? Perché aveva una bella voce, innanzitutto era una bella ragazza, e poi somigliava anche vagamente alla sorella che se n'era andata. Non solo, ma per tutto il resto del periodo, che va quindi dal 46 fino al 50, la spacciarono per la sorella e nessuno diceva niente, sembrava fosse lei, anche perché allora, parliamoci chiaro, tutti questi grandissimi mezzi di comunicazione non c'erano. E io ho ascoltato un'intervista rilasciata da Maria Bria, che è ancora tra di noi, e che racconta come lei non venisse mai pagata da queste altre due. Lo faceva per pura passione, ma arrivò bene il giorno in cui il trio continuava ad avere successo, in cui Maria si ribellò a questa situazione e disse: o cominciate a darmi due ghelli anche a me, oppure vi saluto e me ne vado. E così fu. E con la dipartita della Maria il gruppo si sciolse definitivamente. Ci hanno lasciato un mucchio di canzoni questo trio Lescano, perché lavoravano tantissimo come trio Lescano, e appunto come accompagnatrici, come nel caso di questa canzone, di altri autori. Va detto poi che questa canzone ebbe un richiamo tale che venne ripresa da artisti di ogni genere. Se andate su YouTube trovate cover di questa canzone veramente eseguite da chiunque. Oggi c'è una cover in più, quella del Tino e dell'Erminia. È un brano scanzonato, carino, molto swing, che loro appunto hanno reso ancora più interessante con il loro classico riarmonizzare i brani. Ognuno aveva una voce da seguire, e così abbiamo fatto anche con le Army Sister che sono intervenute a soccorso di questo video tutorial. Allora, non dico più niente, fuorché che da domani c'è una nuova promo sul mio sito che riguarderà i volumi Improvvisa col Tino, quindi giugno dedicato all'improvvisazione, ma poi farò seguire un video sui miei social dove vi spiegherò, ma in buona sostanza potete acquistare questi volumi dedicati all'improvvisazione, ricordo 6 standard jazz, latin jazz per ogni volume, al 30% di sconto, e questa volta senza minimo di acquisto, ne potete prendere anche uno solo. Bene, ho detto tutto, andiamo senz'altro alla tastiera a vedere questa, non dimenticare le mie parole, del trio Lescano.
Allora, visto che l'hanno fatta in tanti e l'abbiamo fatta anche noi, l'abbiamo scelto una tonalità che funzionasse per l'Erminia. E funziona bene, ha funzionato bene il Do maggiore, che oltretutto è semplice. Perché è un brano che suonato col solo pianoforte non è poi così semplice, soprattutto cercare di dare quel ritmo lì, swing. Qui siamo senza basso, senza una batteria, e quindi siamo soli, però... Facciamo quello che si può. Avrete sentito nel videolino come ho iniziato e ho anche chiuso il brano con il mio stacchettino, quello del tino, che adesso vado a fare, poi casomai lo spiego, e l'Erminia attacca subito con la prima strofa. Il brano termino col dire che in Do maggiore, questo è il Do centrale, e che i BPM sono 107, sapete che allora i BPM erano una cosa un po' vaga, quindi più o meno 107. Vado a eseguire la intro e poi l'Erminia entra. Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. Qua però, che sennò diventa un po' troppo lunga. Allora, stacchettino l'ho già spiegato altre volte, però che viaggia su un movimento 2-5-1 che parte da re minore, dove io vado a far sentire questo, si vede inquadrato appena appena, dopo aver suonato il fa io scendo con un fa major 7, vedete le note, fa la do mi, in realtà con basso di re è un re minore non la bemolle, la, si bemolle, si, mi, a questo livello di melodia, basso di sol, qui vado a mettere gli accordi di un sol tredicesimo, di un sol sesta, settima, vedete che posso anche inserire la nona, però mi piace di più così, è più la più idea dell'accordo quartale. Allora, sol, la, do, questo do lo prendo col mi al basso e gli faccio seguire un la tredicesima bemolle con la nona diesis, in modo che faccio sempre cantare il do, quindi un re settima quinta bemolle, eccolo qui, e quindi sempre con il do che canta un sol undicesimo, quindi po 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 questa scalettina che mi porta al do, dove il brano va ad iniziare. Inizia con un accordo di do che io ho tutto questo brano, l'ho un po' riveduto, riarrangiato un po' a modo mio, quindi mi è piaciuto cominciare immediatamente con un accordo non fermo e statico come una triade, ma gli vado ad aggiungere la sesta, questo è un do sesta, eccolo qua, basso di do, non dimentica, si settima, le mie parole, il si settima è una dominante secondaria, porterebbe al minore. In questo caso io l'ho inserito per ritornare invece al do. Non dimenticare le mie parole, dai dai, vado su un do con la terza al basso, dai 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 dai, dai la settima, dai 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 dai, la settima, mi porta a re minore, pa, triade, lo alterno ancora ad un la, ma stavolta con il do diesis, qui la melodia non canta nulla. Pai baba, ritorno su re minore, pai na 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 na, la settima, da 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 da, re minore, vado su, mi sposto col voicing, di modo che prendo un re nona,
fa diesis, la, do, mi, basso, di re. Ba, 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 ba. Faccio questa cosa, questa discesa cromatica col basso. Ba, 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 ba. Perché il prossimo accordo è un sol. Però io faccio questo. Ba, 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 ba. Che mi pare carino. Vado in pratica a suonare questo. Possiamo che tenere il sol, quindi suoniamo un sol con la terza al basso, un si bemolle diminuito, un la minore settima e quindi un sol settima, preso così, fa, sol, si. Mi riporto in do, dove vado a riproporre quello che ho fatto. Si settima, do sesta, do con mi al basso, la settima, re minore, mi, la col mi al basso, re minore, la settima, re minore. Ba, 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 qui non facciamo più quello che abbiamo fatto prima, chiudiamo la strofa, sempre con un re nona. Ba, 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 e un sol tredicesima. Bye 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 bye. E torniamo, atterriamo sul do, ancora sesta. Se sei pronto, Erminia, andiamo nella B, ok? Ok. One, two, three, four. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Fermiamoci, adesso ci sarà, diciamo, la A2, perché rifacciamo la A, ma allo stesso modo con la quale l'abbiamo fatta la seconda volta. Allora, dai, da, 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 dai, da, 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 un bel 2-5-1 in fa, che potrebbe anche essere un semplice do settima. Dai, da, 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 da. Poi è bello se andiamo a suonare sol minore settima. Dai, da, 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 do settima. Da, da, da. E un fa major 7. Giochicchiando con la sesta, il re. Ba, 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 ba. Anche perché poi il re lo andremo a inserire nell'accordo successivo, che è un fa minore, quindi diventerà un fa minore sesta. Ba, 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 ba. Siccome la melodia ci canta un do, io qui ci ho messo un do con mi al basso, quindi un sol minore con la terza al basso per giungere alla la settima. Quindi lo rifaccio, andiamo su re nona, dopo questo la settima, lo facciamo, o restiamo lì su re maggiore o scendiamo e lo rendiamo minore. Sempre nona. Ba, 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 ba. Quello che abbiamo fatto prima. La, sol, la bemolle, sol, a livello di basso. Ba, 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 ba. Chiudiamo con l'ultima strofa. Buon termine? Sì. Ba, 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 ba. Non dimenticare le mie parole, bimba. Special! Vai, vai, vai pure. No, vai, vai pure Erminia, ma io ho suonato la cosa sbagliata. Special 1, 2, 3, 4. Ma io ti ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capire. Ecco, ci fermiamo qui ad analizzare questo special. Special che comincia in la minore e non in sol minore, come ho fatto prima. Quindi, pa, anzi, che è preceduto, pa, 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 rivediamo dalla fine della, della strofa. Quindi, pa, ba, 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 da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, ba, da, na, 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 re, da, 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 da,
giunti sul Do? Possiamo, ripeto il mio arrangiamento. Anche mettere un Mi settima nona diesis, sta bene. E quindi andiamo sullo Specia che inizia in La minore. Alternato con un Re minore. Questa volta possiamo mettere la settima. Miscelata sul La minore. Due volte. Ora qui possiamo anche rimanere fermi sulla minore, ma poi attraverso un Sol che possiamo prendere o con la fondamentale o con la terza al basso, andiamo sul Do. Adesso qui c'è una discesa di basso. Do, Si, che in realtà è un Sol con la terza al basso. La minore, la minore col Sol al basso. Si settima con il Fa diesis al basso, che però poi facciamo diventare un Si fatto e finito con la Fa fondamentale. Qui è bello, se riuscite a farlo, un arpeggio di Re e di Mi settima. Seguito, tu, qui recita il cantato, da un Sol settima. Adesso qui facciamo un piccolo solo. Anzi, ho sbagliato. Sbagliato ancora. Non lo faccio. Cosa sono andato a fare? Sbagliando. Adesso lo rifaccio perché non mi piace fare le cose sbagliate. Quindi, lo rifaccio subito. Eravamo al arpeggio di Mi. Arpeggio di Sol settima. Sol, La, Si. Adesso qui riprende il canto. Cosa sono andato a riproporre? Nient'altro che la strofa, però cercando di armonizzarla, perché attraverso gli accordi niente di particolare. Quindi suonerò un Do. Do, 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 Si, Si, Si. Posso prenderlo anche in settima. E qui vado a cadere, visto che la melodia mi canta proprio un La, su un Do sesta. Qui prendo un Do con il Mi al basso, un La settima, dove faccio cantare la nona perché la canta la melodia, quindi andiamo su un Re minore settima facendo cantare il La, lo alterniamo ad un La settima, ci spostiamo perché stavolta canterà un Fa, sempre su armonia di Re minore. Quindi Re minore, canterà il Mi, ma questo è un La settima. Possiamo mettere o non mettere il La, tanto ce l'abbiamo il basso. Re minore. Adesso andiamo su un Re, questa volta maggiore, facendo cantare nona e settima. Quindi mi do, mi re. Non facciamo sta roba perché diventa complicata, infatti prima ho sbagliato per quello. Vai avanti Erminio. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Tormenta sempre più.
Ecco, siamo andati avanti, così l'abbiamo finita tutta. Il brano si ripete, strofa, poi c'è la B, poi c'è la strofa di chiusura, dove noi andiamo a fare il reprise del finale, no? Non sarà mai soffrire. In pratica io qui faccio una discesa cromatica, Do, Si, Sol minore, terza al basso, chiudo sul La settima. Quindi non mi fare mai, bello che se mettiamo il sol tredicesima, stavolta ripetiamo gli stessi accordi ma diamo loro una durata doppia, non mi fare mai soffrire, qui dovremmo andare in Do, nella realtà volendo riprendere lo stacchettino vado su Re minore, arrivo sul Do col Mi al basso, non faccio più questo che ho fatto all'inizio, ma faccio Do col Mi al basso, e questo vuole essere un Do diminuito, questo è un Re minore settima, questo è un Re bemolle major 7, dove a me è piaciuto fare un arpeggino, e chiudo così, in maniera molto secca, lasciando un attimo di pausa, e andando a suonare, adesso qui non è inquadrato, quindi scendo di un'ottava, così vedete, è una chiusura che ogni tanto metto, l'ho messa anche in altri video, sempre di tipo swing. Queste sono le note che vado a suonare. Parto da un Sol e scendo al Mi. Relativamente alla mano sinistra parto da un Mi e salgo fino al Sol. E poi sono due Do. Essendo la destra spostata di un'ottava è più bello. Ma deve essere proprio una schioppettata. Altrimenti se facciamo lento non sta più bene, quindi rifaccio il finale, ecco, questo abbiamo, l'ho suonato in anticipo per poter avere maggior tempo per suonare questo, che attenzione, ho detto Re bemolle major 7, in realtà sì lo è, ma con la quinta bemolle, e metto anche il solido, schioppettata, e il brano finisce. Non è facile tenere questo ritmo essendo da soli, e oltretutto avete visto che io non ho mai fatto un walking bass, che ci starebbe anche bene, ma ho fatto un accompagnamento a livello ritmico molto scarno, sentite però con pure con queste poche note, come uno lo sente che è swing, lo senti che è swing? Sì. Lo sente l'Erminia, se lo sente l'Erminia, no, l'Erminia c'ha tanto orecchio, e anche tanto senso del ritmo, ma insomma si intende che non è un funky, non è un liscio, non siamo in un brano rock, ma tu, ma con poche note. Questo è quello che andrebbe fatto. Poche note al basso, i nostri appoggi dati con la testa, ma anche alternati ad arpeggi, perché no? Soprattutto privilegiando il levare. Bene, per questa canzone è tutto, direi che posso avvicinarmi all'Erminia, salutarvi, ricordarvi la promo di Improvvisa Coltino sul sito. Grazie per essere stati con noi anche questo venerdì. Vi diamo appuntamento al prossimo. A presto con il Dino Carugati.